Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video che avevo in mente da tantissimo tempo. Poi ultimamente una ragazza mi ha scritto via mail, mi ha fatto delle domande su questo argomento e io ho capito che era arrivato il momento di girare questo video. Vorrei parlarvi dei colori della magia, ossia tutte quelle tipologie di magia alle quali per tradizione viene associato un colore. Quindi sono tutti tipi di magia che diciamo hanno un colore che le associa a un particolare tipo di ritualistica. Ovviamente sarà una spiegazione molto sintetica, molto breve, molto generale, perché se entrassi nei dettagli questo video verrebbe veramente troppo lungo, però mi faceva piacere fare con voi questa carrellata e vedere insieme tutti i vari tipi di magia, quindi tutti i colori della magia. Innanzitutto, brevemente, la magia è una tecnica, una forza, insomma, potete chiamarla come volete, che si propone attraverso determinati rituali e comportamenti strutturati di influenzare determinati eventi e di dominare determinati fenomeni. Quindi, in linea molto generale, consiste in questo. E ci sono tanti tipi di magia, quindi tante cose che la magia si propone di fare. Quelle più famose sono la magia bianca e la magia nera, però ci sono anche tanti altri tipi di magia che hanno altri colori e noi li vediamo insieme. Partiamo da quelle più famose, quindi la magia bianca e la magia nera. La magia bianca interviene sui fenomeni della natura rispettando le sue leggi e ha lo scopo di ottenere protezione, di ottenere benessere, di ottenere salute, prosperità, e viene fatta esclusivamente a fin di bene, quindi per ottenere uno stato di benessere. La magia nera invece ha a che fare con l'oscurità, con l'occulto, con il paranormale, quindi spesso viene utilizzata per richiamare degli spiriti, anche per scopi negativi, diciamo così, perché la magia nera spesso viene utilizzata per fare del male, quindi comunque è sicuramente un tipo di magia che se non si utilizza con attenzione potrebbe anche essere pericolosa e ritorcersi contro chi la pratica. Comunque è spesso associata al demonio, a Satana, alle sedute spiritiche, alle sette, quindi è un tipo di magia che comunque non è legata alla natura, non è legata al benessere, non è svolta nel rispetto delle leggi della natura, perché insomma molto spesso si fanno dei rituali veramente molto molto macabri. Ci sono persone che dietro a un rituale di magia nera arrivano a sacrificare degli animali. Quindi comunque diciamo che non è un tipo di magia positiva. Poi abbiamo la magia rossa, i cui rituali spesso sono connessi alla vita passionale e amorosa, quindi spesso lo scopo è fare dei legamenti d'amore che siano energici, passionali. E la magia rossa utilizza quasi sempre delle energie positive, è molto difficile che venga utilizzata con uno scopo, diciamo, malefico. Di solito utilizza energie positive, quindi sono tutti rituali svolti per fare del bene ad una coppia e non per fare del male. Poi c'è la magia rosa, che diciamo che è una sottospecie della magia rossa, perché anche quella è legata comunque alla vita amorosa. Però, al contrario della magia rossa, non è concentrata tanto sulla passione e sull'energia vitale della coppia, ma sull'aspetto romantico. Quindi viene usata quando si vogliono ottenere, diciamo, delle relazioni che abbiano a che fare più col romanticismo che con la passione. Infatti, spesso è utilizzata anche per dei legami d'amicizia, quindi la magia rosa si presta molto bene. E inoltre può essere utilizzata anche per ritrovare un equilibrio interiore, quindi insomma qualcosa di molto più spirituale che fisico rispetto alla magia rossa, quindi c'è questa differenza. Poi abbiamo la magia verde, che è una magia molto antica e molto simile alla magia bianca, perché i rituali sono fatti rispettando le leggi della natura, come per la magia bianca. Però la magia verde, si rifà ad una natura verde, quindi alberi, piante, i folletti della foresta, piuttosto che questo genere di cose. Mentre la magia bianca rispetta le leggi della natura, ma in senso più generale, quindi non necessariamente la vegetazione, ma energie anche di altro genere. Invece la magia verde spesso è concentrata proprio su quello che ha a che fare con tutto ciò che riguarda la vegetazione, le piante,
anche la conoscenza di determinate erbe, di determinate proprietà di certe erbe che magari vengono utilizzate anche per andare a curare e a guarire determinate patologie. Poi abbiamo la magia gialla, che spesso viene utilizzata per migliorare la memoria, la concentrazione, la creatività e in qualche modo è utile per favorire dei cambiamenti. Quindi i rituali di magia gialla vengono utilizzati quando si vuole favorire un cambiamento, quindi può essere associata anche ad altri tipi di magia. Poi c'è la magia arancione che viene utilizzata per compiere dei rituali legati alla fertilità e per sigillare degli incantesimi. Quindi quando si fa un incantesimo e si vuole mettere un sigillo su questo incantesimo, si usano dei rituali di magia arancione. Inoltre viene utilizzata per attrarre delle cose, quindi quando magari una persona ha perso un oggetto in casa e non lo trova più, in qualche modo deve attrarre quell'oggetto verso di sé e quindi può utilizzare un rituale di magia arancione. Poi c'è la magia grigia che viene utilizzata spesso per evocare degli spiriti, però rispetto alla magia nera non viene utilizzata per evocare spiriti malvagi, ma anche spiriti buoni, quindi comunque viene utilizzata spesso in associazione magari con lo specchio per richiamare gli spiriti, però anche su questo tipo di magia bisogna fare attenzione perché quando si richiamano gli spiriti non si può essere sicuri di quali tipi di spiriti vengono richiamati. E quindi potrebbe essere anche uno spirito malvagio, anche se non era nelle nostre intenzioni, quindi bisogna sempre fare molta, molta attenzione a queste cose. E poi l'ultimo tipo di magia del quale volevo parlarvi è la magia blu. Questa è una magia molto particolare perché viene chiamata anche magia psichica e la differenza con tutte le altre magie è che non prevede nessun tipo di rituale, ma viene fatto tutto con la forza della propria mente. È una magia che serve per migliorare la propria mente, il proprio spirito, in generale per migliorare se stessi, per potenziare determinate facoltà intellettuali. È una magia molto potente, ma molto difficile da mettere in pratica. Infatti servono anni, anni, anni di esperienza e di pratica per riuscire a compiere qualche tipo di magia di questo genere e per ottenere qualche risultato. Però insomma è una magia un po' particolare che molte persone, soprattutto in Oriente, utilizzano e alcuni sono anche molto bravi ad utilizzarla e quindi insomma volevo citarvela. Concludo questo video dicendovi che io non pratico nessun tipo di magia. Io questo lo dico perché spesso mi viene chiesto. Io in realtà non compio rituali, non pratico magia bianca, magia nera, magia verde, nessun tipo di magia. Sono un'appassionata di storie paranormali, sono un'appassionata di tarocchi, ma non pratico né magia e né stregoneria. Prima di tutto perché non sarei in grado comunque di farlo, perché non sono così tanto esperta da mettere in pratica un rituale. E poi perché sinceramente credo che con queste cose non si debba mai giocare. Perché sono comunque cose che vanno ad influenzare degli eventi, che vanno a richiamare comunque qualcosa che noi non riusciamo magari a controllare così bene. Quindi credo che sarebbe un po' come giocare col fuoco. E sinceramente, diciamo che non me la sento tanto. Quindi spero con questo video di aver risposto anche a tutte quelle domande che mi arrivano in cui mi viene chiesto se io pratico rituali di magia o di stregoneria. No, non li pratico, però mi appassiona l'argomento e quindi mi fa piacere fare dei video e condividere queste cose. Io con questo video mi fermo, se avete delle domande commentate, scrivetemelo sotto, vi invito ad iscrivervi al canale come sempre se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.